Ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Biomutant. Dunque, proseguiamo dove ci eravamo lasciati. Abbiamo nell'episodio scorso tracciato il nostro sentiero, quello dell'oscurità, praticamente, e andremo a distruggere alla fine il cosiddetto albero del mondo, insomma, albero della vita, ecco, e quindi favoriremo mangiamondi, sostanzialmente. Il sentiero è stato delineato, ok? Cercheremo il potere. Adesso qua c'è qualcosa. Ok. Ho allontanato un po', cioè ho aumentato il campo visivo nelle opzioni e diminuito un pelino la luminosità. Mi sembrava un po' troppo luminoso. Per il resto è tutto uguale. Adesso dobbiamo andare al villaggio d'origine. Ok, vediamo. Vediamo un po'. Qua Il c'è un. tempo si è fermato in questo luogo, ma ti evoca una sensazione di formicolio. Ha qualcosa di speciale che ti attira a sé. Intanto sblocchiamo questo, facciamo pipì, ok. Vediamo. Ok, abbiamo sbloccato, va bene, un altro punto. Ok. Con il passare del tempo i ricordi svaniscono e a volte le sensazioni mutano. Questa storia non riguarda ciò che eri, ma ciò che diventerai, ed è ben lungi da. Dall'essere conclusa. Ok. Tagliato la voce. Echi di un passato perduto da tempo, come sussurri nel vento. Siamo di nuovo giovani. Gop. Ecco qualcuno che prende le giornate come vengono. Chiede come stai oggi. Non posso lamentarmi. Allora dice che quando ti sembra che vada tutto male, l'unica soluzione è farsi forza e proseguire. Si chiede dove fossi finora e spera che ti stessi allenando a nuotare nel lago. Nuotare, a me piace il Kung Fu. Si rende conto che il Wung Fu non è facile, ed è per questo che la tua Muma ha solo 6 adepti. Concentrarsi su una cosa sola permette di ottenere di più in meno tempo. Pensa che sarebbe ora che imparassi a nuotare. Vabbè, mi farebbe piacere. Gli farebbe molto onore. Ah, così ci insegna, olè. Puoi nuotare più o meno dappertutto, nelle acque più profonde, però perderai lentamente chi. Una volta che l'avrai esaurito, annegherai. Ah, come Zelda. Non è proprio nuotare, allora. Arranchiamo sull'acqua, quindi non si può andare sott'acqua. Boop. Perdiamo chi abbastanza in fretta. Dice che non è stato poi così terribile, vero? Se non altro ho imparato a non nuotare. Almeno hai imparato che se non sai nuotare, finisci per annegare. Ti serve allenamento, però, un bel po'. Continuerò a provare. Grandi cose succedono a chi non smette mai di impegnarsi. Spera che questo varrà anche per te. L'unico modo per imparare a nuotare veramente è passare più tempo nella spuma. Cercherò di assorbire meglio le tue istruzioni. L'impegno non è mai troppo. A giudicare dallo sguardo della tua Muma, sembra che tu abbia dimenticato qualcosa. Avevi detto che avresti fatto pratica con lei prima del tramonto. È ora di andare. Quindi questa è la mamma praticamente. Ho perso la cognizione del tempo. Sai che non si può recuperare il tempo perduto.
Dovresti sapere che la pratica rende perfetti. Hai ragione. Ah, sì, il natu, poi l'acuto. Devi continuare a impegnarti se vuoi che la tua abilità aumenti. Minalagi mamuru. Deve attenderti alla piazza del villaggio? Avevo da fare, ci vediamo là tra poco. Cagnalano toro. La troverai ad aspettarti. Avrà anche una sorpresina per te. Allenamento di Wung Fu. Allenati con la tua Muma. Va bene. Ecco un altro volto familiare con molte cose per la testa. Chiede come ti senti oggi. Trovato qualcosa di utilizzabile. L'unica cosa che gli interessa mentre crea è tirare fuori invenzioni effettivamente utili. Contava sul tuo aiuto nel raccogliere dei rottami per un accrocchio a cui sta lavorando. Non è un problema fare un po' di pulizia. Gli fa piacere sentirlo dire da qualcuno della nuova generazione. Il tuo stesso futuro dipende dalla protezione dell'ambiente. Concentrati sugli oggetti riciclabili. Non dovresti metterci troppo tempo. Ricondizionamento. Questo. Cumulo di rifiuti. Si chiede quali cose utili hai trovato. Non saprei dire. Dice che qualunque cosa sia, non è giusto lasciarla lì per terra. Dice che non gli serve molto per fare meraviglie e chiede se sai cosa vuol dire ricondizionare. Non vedo l'ora di sporcarmi le zampe, va. Così gli piaci. Per cambiare le cose bisogna avere la volontà di sporcarsi le zampe. Gli piacerebbe insegnartelo, a cominciare dai rottami che hai appena raccolto. Introduzione alla creazione. Questo è il menu di creazione. Qui puoi modificare le armi e armature esistenti, oppure se vuoi cimentarti in un attacco d'arte puoi creare da zero armi nuove di zecca. Con i pezzi giusti puoi creare le tue armi in autonomia. La prima fase della creazione di un'arma consiste nella scelta del tipo di arma. Esistono tre tipi diversi di armi corpo a corpo, da impatto, da taglio a una zampa, da taglio due zampe. Per proseguire nella creazione dell'arma seleziona lo slot manico. Aspetta. Ah, ok. Così, no, ma manico, ok. Seleziona il manico che preferisci per proseguire nella creazione dell'arma. Oggetti metallici, tubo metallico, sega, tentoni, cinchio sbarra, utilità, minimazza, oh, afferratore, quercia, Ah, rarità, ma non ho. Meno che posso sceglierne comunque uno. Questo è eccezionale, anormale, banana. Bonana. Vabbè. Notevole, l'osso. Scusa, aspetta. Guarda, to, scegliamo quello lì, c'era quello lì, eccezionale, dov'è? Questo. Sì, ok. Perché la tua arma premi a danno. Danno, ok. Impatto. Classe di peso pesante. Ma questo è. Non è male. Ma si chiede come mai tu abbia scelto di creare proprio un'arma. Mi sembra qualcosa che mi tornasse utile.
apprezza chi ha l'abilità di fare commenti taglienti. Capisce il tuo punto di vista, ma spera che non ti servirà. Vabbè, l'ho fatto in mezzo. Chiederò a Muma di insegnarmi a usarla. Pensa che padroneggiare i 6 diversi stili del Wung Fu sia più che sufficiente. Hai talento per certe cose. Non vede l'ora di scoprire cos'altro costruirai. Sembra che stia perdendo la pazienza. Sai che non le piace doverti aspettare. Vuole vederti subito nella piazza del villaggio. Cosa abbiamo in programma oggi? Continuerai a studiare i fondamentali. Il talento arriva solo fino a un certo punto. Vuole che cominci a crescere e a pensare con la tua testa. Devi trovare il tuo vero io finché lei è ancora con te. Mi impegnerò di più. È l'unica cosa che ti abbia mai chiesto. Dare sempre il meglio di te. Non si può fare molto di più. Hai sempre seguito la tua strada, ma questa volta dovrai seguire lei. La mia strada? Vuole che tu capisca che qualsiasi strada deciderai di prendere nella vita, devi restare sempre fedele alla tua natura. Proprio un'arma base, ok. Sembrano determinati. Meglio stare allerta. Ti intima di non fare un altro passo e si chiede dove credi di andare. Hai paura di me? Non ha paura di niente, men che meno di te. A otto fantasi e le fale faffia. Non ti lascia passare neanche per sogno. Talausagatele. Chiede chi credi di essere? Non deve per forza finire male. Meglio essere nessuno che essere te. Non deve per forza finire male. Talausagatele. Prima o poi dovrai affrontare il dolore. Si offre di aiutarti nell'impresa. Ah beh. Aspetta. Ecco, pom. Aspetta, quello li toglie. Posso usare solo l'arma. Sì, però non posso curarmi. È lenta però quest'arma. Oh. Aspetta. No, forse dovevo perdere, per forza. Ma guarda, la puoi anche tenere, che c'è. Cioè. Chiede se provi dolore. Cos'è successo? Sono insicuri. Se la sicurezza tace e l'insicurezza urla e sbraita, hai perfettamente ragione. La cosa più importante è che tu stia bene. Ora devi pensare all'allenamento. Mi schiarirà la mente. Come ha già detto, il Wung Fu manterrà sano il tuo corpo e di conseguenza la tua mente sarà forte e lucida. Allenati con la tua Muma. Mi hanno fregato l'arma, ma fa niente. Non mi piaceva. Ecco qualcuno che ti sta a cuore, intento a fare ciò che sa fare meglio. Vederti è sempre motivo di gioia per il tuo papo. Chiede come ti senti oggi. Ma lui è papo, come al solito.
Allenarti con Muma ti farà star meglio, come sempre. Chiede se hai tempo per aiutarlo prima di cominciare l'allenamento. Vabbè, la famiglia prima di tutto. Gli piacerebbe che anche Muma la vedesse così, ma guidare il villaggio verso il futuro e insegnare il Wung Fu ai suoi adepti sono più importanti per la vita di tutti i giorni. Consiglia di andare a cercare aggeggi e idee su come ricondizionare dei vecchi tessuti. Bucato. Aspetta. È qua. Ok, hanno delle pile di vestiti in casa questi. Ok. Quindi vabbè, mi hanno fatto vedere il crafting forse delle armi, adesso solo dei vestiti. È curioso di sapere cosa hai trovato. Non saprei dire. Dice che qualunque cosa sia, non è giusto lasciarla lì in fondo a un cumulo di roba da riciclare. Non gli serve molto per fare meraviglie. Chiede se sai cosa vuol dire ricondizionare. Devo sporcarmi le zampe per scoprirlo. Dice che le zampe sporche dimostrano che hai fatto del tuo meglio. I fallimenti di oggi non precludono successi futuri. Dice che è ora che impari e si offre di insegnartelo, a cominciare dai rottami che hai appena raccolto. Nel corso del gioco troverai vari accessori che potrai aggiungere alla tua attrezzatura per incrementarne le statistiche, per potenziare corazze e vestiti in questo modo. Seleziona uno slot e un accessorio premi X. Accessorio. Vabbè, ok. Lo stile è un po' troppo estremo per i suoi gusti. Ma pensa che ti si addica. Non mi piace seguire le mode. Concorda. Almeno così non passerà mai di moda. Potrebbe tornarti utile per allenarti. Un'occasione da non lasciarsi sfuggire. Lo prendo. È certo che la tua Muma ti perdonerà per non aver indossato l'abito tradizionale. Hai talento per certe cose. Non vede l'ora di scoprire cos'altro costruirai. Vabbè, allenati. Andiamoci con sta Muma. Andiamo sempre interrotti. La tua Muma dice che era ora che arrivassi. Meglio tardi che mai. Dice che arrivare in orario sarebbe ancora meglio. Dice che è impaziente di iniziare. Non avete molto tempo prima che il sole tramonti. Ma c'è abbastanza tempo per delle ripetizioni. Ne hai bisogno, visto che i manichini d'addestramento non reagiscono. Farò tutto ciò che serve. Vuole che lo dimostri con un po' di allenamento. La tua Muma dice che hai fatto un ottimo lavoro. È fiera di te. Grazie, Muma. Dice che è bello essere la tua insegnante. È in arrivo un regalo per te, con l'aiuto di Gizmo e Wiz. Dovresti andare a vedere di persona e scoprire di che si tratta. Te lo meriti. Non me l'aspettavo, però. Ed è per questo che dovresti ringraziarlo.
Ah, ok, il grillo lì. Cattura l'automa. No, aspetta. Ah. C'è un regalo, devo pure inseguirlo, capito? Dai. Ah no, con Y, pensavo con X. La preda del giorno. Polakuto. Tua muma dice che non ha mai visto un apparato così verde. È meraviglioso. Mi chiedo a cosa serva. Asilnatu. Metà del divertimento sta nel capirlo. Asana yotutupu. Kamonu. Questi elettrorottami sono eccellenti dispositivi di comunicazione perché contengono tecnologie del mondo che fu. Masamal. Si chiama automa ed è sintonizzato sul tuo DNA. Ti seguirà ovunque andrai e vedrà ciò che tu vedrai. Registrerà tutto ciò che mi accade. Masamal, veri? Dice che non è un registracose, è più un compagno di viaggio. Ansonbara. Tua muma dice che hai l'aria stanca. Non c'è da stupirsi, è stata una lunga giornata. È vero, si è fatto tardi. Canoruta. Masamal. Dice che una bella nottata di riposo serve a prepararti per il domani. Riposa e avrai forza per affrontare il domani. Niente poteva impedire a Lupa Lupin di bruciare il mondo. La tua muma ti esorta ad alzare i tacchi. Eh sì, perché va tutto a fuoco, quindi sì. Un cucciolo scottato impara a temere il fuoco. Oh. Così non fai che Aia. gettare legna sul fuoco. Un ultimo sforzo e ce l'avrai fatta. Tua muma dice che ci siamo, è arrivato il momento. Deve combattere Lupa Lupin, questa volta non c'è scampo. Sente che si avvicina. Questa volta. Lupa Lupin è un problema più vecchio di te. Qualunque cosa accada, devi ricordarti che ti ama e che tutto ciò che ha fatto è stato per proteggere te, il tuo papo e tutti coloro che ha scelto di guidare. Ti dice di restare indietro, che questa è la sua battaglia e che tu non c'entri niente. La storia ha finalmente fatto il suo corso. Quale storia? Aspetta. Aveva una vita prima che nascessi tu, una vita più cupa e meno divertente. Eccolo, il passato che dà la caccia al presente. Però devo... Oh, Madonna. Ma siamo minuscoli. Lupa Lupin, ma... Attenzione. Madonna. Non ci proviamo. Insomma, togliamo poco, ovviamente, però... Se non colpisce noi... Aspetta. Cioè io continuo a menarlo. Via via. Ci stiamo alle spalle. Ok. Per uscire di qui dovrai attraversare il fuoco e l'acqua. Ci ha lanciato. La tua muma dice che puoi farcela se ci crederai abbastanza. Ovunque vada, tu la seguirai. Il sangue non è acqua. Sono qui. Sei nella spuma. Non agitarti troppo.
La spuma va dove pare a lei. Ti porterà a riva solo se riuscirai ad abbandonarti alla corrente. E la spuma sarebbe l'acqua. Cioè, questo nuota anche lui. Quindi così non nuotiamo. Oh. Aspetta. La morte non può causare timore in chi ha vissuto con il cuore puro. Una parte di lei sopravvivrà in te. Da creatura è affamata e insaziabile. Nulla si potrà mettere sulla sua strada ormai. Un sacrificio fatto per il bene degli altri non è perduto, ma tramandato. La vita deve continuare. Il vero sacrificio nasce dall'amore e dalla necessità, quando non ti restano altre opzioni. La prova decisiva per la coscienza è la volontà di rinunciare a tutto pur di salvare quello a cui tieni davvero. Ciò che fai per te muore con te. Ciò che fai per i tuoi simili ti rende immortale nei loro ricordi. Questo ha attaccato il villaggio così, insomma. Man mano che il momento svanisce fino a estinguersi, non rimane che la solitudine. Non significa che tu abbia dimenticato il tuo passato. Significa semplicemente che devi voltare pagina. Percorso da seguire. Aggiungi la radura. Usa meno creazione perché la nuova armi ha modificato la tua attrezzatura. Che abbiamo roba. C'è meno creazione perché la reale modifica. Sì, ok. Attrezzatura. Crea. Busto, zampa principale, scintillo guanti, modifica. Non posso modificarli. No. Gambe, accessorio. Non posso, nessuno. Bei pantaloni. Grazie. Ma non posso creare nulla. Qua in intero mi... Ah, ok, c'è qualcosa. Vabbè, di nuovo. Ok. Ma non posso creare niente. Modifica. No, vedi, non ho che niente. Stile. Non ho niente. Qua niente. Oh. Boh, vabbè. La tribù ha catturato un lanodonte. Meglio stare allerta. Non è un animaletto da compagnia. Non sono riusciti a tenerlo legato a terra. Il lanodonte è a piede libero. Ci pensiamo noi. Aspetta. Ok. Ecco. Ok, schivato. Beh, da solo, quindi questo non gli fa, non fa granché. No, però 129 danni gli ha fatto. Ok. Non mi vedo. Ti serve più energia qui per farlo.
aspetta. Devo fare un po' di pausa. Ok. Aia. Aia. Ah no, mi ha preso l'altro comando, vabbè. Cambiato forse leggermente. No, sta coda. No, troppo. È rimasta a metà salute. Mi viene da esagerare. Aspetta un attimo, facciamo, usiamo questo. Cioè devo attaccare poco. Vai, 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 ho dato una bella. Ok. Via, via. Oh, mizza, mi ha raggiunto. Aspetta. Sì. Sforacchiali tutti. Cosa sta facendo? Questa è l'ultima fase. Urca. Oh, beccati qui. Aspetta, la lingua. Meglio curarsi. Usiamo magari energia. Proprio davanti sono andato. Ti serve più energia qui per farlo. Attenzione. No. Porca, che è sempre al momento sbagliato. Però intanto un po' fuoco glielo ho dato, ma toglie poco. Aspetta. Attenzione. No. Ah, devo ricaricare. Ok. Carichiamo. Dai. Ok. È stato molto più difficile del previsto sconfiggere il Lanodonte. Hanno saputo che un Ronin si è unito alla tribù e non vedevano l'ora di incontrarti. Un gruppo di guerrieri Jagni ti sta già aspettando all'avamposto Vespidut dei Miriadi. Dovresti recarti alla svelta sul posto e aiutarli ad assaltare l'avamposto. Non avremo alcuna pietà. La pietà è per i deboli. La tribù degli Jagni non cerca la compassione di nessuno. Tranquillo. Conflitto tribale a inizio. Fammi vedere. No, così. Ah sì, aspetta, così. Allora, passaggio di livello, potenziamo agilità, carisma, la fortuna, la vita, non so. Non lo so. Io potenziamo l'intelligenza ancora, dai. Ecco, lampadina. Abbiamo 2 punti potenziamento. Siamo sempre sotto vaga luce perché, vabbè, dovremmo fare una scelta abbastanza scura, si vede. Per... no, dov'è che era? Per cambiare stato.
Allora, con 2 c'era questo. Trappola implacabile, cos'è? RTRTY. Vabbè, sblocchiamolo. Così qua le abbiamo tutte. Poi ci serve quello con le armi. Vabbè. Cos'è? Ah, è questo. Ok, 2 spari. E poi fa sta mossa. Ah, ok. Allora, aspetta. Se io dico mappa, piazza indicatore, no, no, è come strano che non abbiamo ancora, beh, che magari siamo ancora proprio all'inizio, inizio, inizio, diciamo delle missioni secondarie, no? Qua? La Toxanol era quella che veniva un tempo definita un colosso aziendale. Il nostro mondo porta ancora i segni delle immani catastrofi ecologiche causate dalle loro pratiche. L'apocalisse che scatenarono segnò la fine del loro mondo e l'inizio del nostro. Qui c'è. Non so, mi sembra che non sia interagibile nulla. Qui però segna qualcosa. Boh, non succede niente. Forse va distrutto, ma. Energo pacchetto grande. Vabbè. Ah, qui niente. Guarda, un kit d'emergenza dei vecchi tempi, quando bisognava saper menare per sopravvivere. Wow! Scommetto che con quelle ci tiri dei gran pugni. Ammazza. Crocchio pugno del mondo che fu. Hai trovato il crocchio pugno. Usa questo strumento devastante per sfondare i muri. Ah, ecco. Puoi perfino usarlo come arma. Basta accedere al menu attrezzatura. Hai trovato una nuova arma. Ora puoi sbloccare gli attacchi speciali per tutte le armi di questa tipologia. Per accedere al menu Kung Fu premi. Ok. Equipaggia, vediamo. Madonna, un pugno razzo, praticamente. Oh. Ok, fa vedere. Quando trovi un'arma di una tipologia mai vista, puoi spendere punti potenziamento per sbloccare attacchi speciali per le armi della stessa tipologia. Ma ho visto. Aspetta. Ah, eri crocco pugno del mondo che fu. Sì, ma le ho tutte comunque, cioè. Boh, vabbè. Vabbè, teniamola perché devo sfondare il muro. Puoi usare il crocco pugno per sfondare il muro. Non devi fare altro che equipaggiarlo. Tenere premuto e lasciare X. Aspetta. Ok, ancora. Ok. Puoi cambiare arma in un selezione rapido oppure direttamente dai slot relativi alla nuova attrezzatura, quindi così. Ok. Mi conviene però tenere gli scintillo pugni per il combattimento. Adesso vediamo. E l'altro. Tunnel come questo trasportano ancora gli echi del passato. Li senti? Sento gocciolare. Ah, se no, proviamolo in combattimento. Vediamo com'è. Non fa molto, almeno. Pugni d'acciaio. Aspetta. Olè. Vabbè, però. Però fammi vedere, perché noi come. Attacco, cioè. Infuoca i nemici. Però toglie di più questo. Mi sembra, almeno. Do fuoco. Ok. Aspetta, com'è? Ok. Colpire un nemico con un attacco speciale. Impera una delle icone Super Kung Fu. Super Wung Fu.
alla sinistra del tuo personaggio. Quando tutte le icone verranno riempite, potrai attivare lo stato Super Wung Fu. Devi usare un attacco speciale diverso per riempire la prossima icona. Dov'è l'icona? Io non la vedo. Ma ne ho solo due gli attacchi. Aspetta. Ok. Vai. Ora puoi attivare il tuo Super Wung Fu. Per farlo premi LB più RB. Vediamo. Quando il Super Wung Fu è attivo, potrai effettuare attacchi diversi del solito e più potenti. Ma ricorda, potete tenerlo attivo solo per un periodo di tempo limitato. Ah, basta, è già finito. Guarda poco. E si carica. Però non vedo la cosa di ricarica. Non mi sembra di vederla. Vediamo. Devo alternare gli attacchi speciali. Ok. Attenzione. Non è male però questo. Oh. Aspetta che però per sicurezza... mi curo, dai. Questo manda un attimo via. Olè. Aia. Ok. No, se vuoi uno, cioè se uno vuole può fare un po' di combo, comunque. Magari non c'è. Cioè, nel senso, delle volte io premo per schivare, ma lui deve finire tipo l'animazione di attacco per effettuare la schivata. E quindi poi magari vengo preso. Ok. Ah, ma anche tu. No. Aspetta, aspetta, no. No. Ho fatto un'altra cosa. Metà salute. Mi ha interrotto. Aspetta. Ok. Aspetta un attimo. Ok. Mi ha dato 3 biopunti. Ok. Adesso vediamo. C'è qualcosa. Beh. Comune, un vestito. Questo potrei equipaggiarlo, va. Cioè. Piuttosto che aver niente. A vedere. Testa, infatti. Vedi. Così niente. No, ma. Ah no, ma non cambia niente. Cappello moscio. Però 1080 vale. Non cambia niente. E allora lo levo, no, meglio senza. Cioè se mi dava qualcosa, ok, di statistica, ma. Qui non c'è niente. Mi ci segna qualcosa, aspetta. Ah, non ho visto, la madonna, ho premuto troppo forte. Aspetta. Ah, qui. Quindi tu ci ho premuto una volta di più Y, vabbè. Un altro cappello. Questo corazza 8 in teoria. Fa vedere. Ah, vedi? Aspetta. Questo corazza 8. Ah no.
Ok, no, pensavo che corazza 5 comunque fosse la base, invece accessori 2, rigenerazione energia questo. Ah, questo aumenta la salute, ok, ok, questo aumenta la salute da 5 di corazza. Questo da 6 aumenta la rigenerazione dell'energia. Questo, come facciamo a vedere così? Da 8 e basta. Ah, ed ha anche delle resistenze, 3%, 2%. Questo resistenza al fuoco. Io metterei questo, dai, che dà più corazza. E ok. Copri capolavoro. Sì. No, qui non ho niente. Ok, iniziamo a trovare degli indumenti, eh. Sembra che ho un cestino in testa. Ok, prendi, prendi. Aspetta, noi dobbiamo andare di lì. Cosa c'è di qua? Mattonopoli. Ok, conoscenza del mondo che fu. Esamina e raccogli messaggi. Quel raccogli messaggi pieno degli avanzi di desideri ormai passati. Ti stai avvicinando a una delle vecchie città di mattoni della Toxanol. Occhio aperto. La Toxanol Corporation ha creato questo posto per poi scartarlo quando ha smesso di essere utile. Gettavano via intere città? Quelle più piccole sì. All'epoca luoghi del genere non costavano niente e c'era spazio in abbondanza. Se uno ti veniva noia, bastava costruirne un altro. Deve esserci una traccia anche in questa mattonopoli. Speriamo non sia finita sottoterra. Vediamo. Come si sono nascondere? Ah, ok. Aspetta un attimo. Cioè, questa è una missione secondaria collezionabile, praticamente. Forse la storia... Dove siamo? Ah, vedi, conoscenza del mondo che fu. Sì, sì, guardiamo in giro. Perché mi sembra strano, appunto, che non ci siano ancora missioni secondarie. Ok, nastro adesivo. Quest'angolo di mondo si chiama Mattonopoli. Appellava a visualizzare nuovamente gli obiettivi nell'area. Vedo. Segui missione. Ecco. Bottino superbo. Aggeggio del mondo che fu 0 di 3. Questo è un cimitero. Chi è? Altri esseri coi cappelli, coi cestini in testa. Aspetta. Sono scheletri. Vediamo. Porca vacca. Aspetta. Aspetta, com'è che era? No, troppo, troppo. Madonna. Oh. Ok, beh, direi che queste... No, troppo... Aspetta. No, devo aspettare. Ok. Posso farla, vai. Ma secondo me questa conviene comunque farla sempre. Perché poi penso che si perde. Madonna. Si perde una volta. È finito lo scontro. Cioè, boh, devo alternare con queste mosse finali. Se non vengo interrotto, magari. Aspetta.
Scarichiamo. Oh. Aspetta. No, beccati questo. Ti è rimasta metà salute. Meno. Ah, giusto, aspetta, ecco. No, combattete tra di voi. No, mi ha ucciso. Porca vacca. Poi mi fa ripartire, spero da qui. Volevo risparmiare le cure come al solito. Vabbè. Forse non dovrei, perché comunque qualcosa mi dice comunque non mi viene in italiano, comunque il loot, no? La raccolta, ecco, delle cose è frequente. Ah, mi fa rifare da qui. Aspetta, battiamo prima questi. Allora. Mi ha interrotto. Comunque menano, cioè. Per certe cose è più semplice. Per altre comunque menano, quindi difficoltà c'è. Ecco, combattete tra di voi. Che mi sono ricordato dopo di averla questa cosa, perché poi quando c'è troppa roba poi io mi dimentico delle cose che ci sono, no? Devo essere alla distanza giusta. No. Ok. Sì, comunque questo mi sa che serve prevalentemente per distrarli, perché il danno non è tantissimo. Ok. Madonna, mi ha interrotto, che palle. Ok. Oh. Di fuoco. Aspetta. Non ho preso nessuno. Ok. Madonna. Ah, l'ho fatto così, aspetta. Ok, ho danno critico. Ah, eccolo lì, ok, l'ho visto. Finisce subito, porca cacca. Dove siete? Oh. Aia. Aspetta. Non ho neanche così tante cure, dopo tutto. Però. Ok. Vai, l'ho fatta. No, devo alternarla. Dai. No, devo aspettare, Ok. Proviamo a usare questi. Però secondo me. Guarda che sono lenti, no? Vieni qua. Ma si è ricaricato la vita o sbaglio? Ammazza. Però Vai. Madonna, che danno che gli stiamo facendo. Aspetta. Pugni d'acciaio. Ciao. Ok. Proprio danno continuo senza pietà. D'acciaio. Un po' di fuoco. Dov'è?
Ti serve più energia qui per farlo. Ok. Oh. Non mi lasci nulla. No. Qua c'è una cassa. Parasole. La corazza 8, basta. Qualche resistenza. Io prendo tutto, poi vendo. Qua dove andiamo? Qua c'è qualcosa. Andiamo a vedere. Quello che vedi è un totem delle risorse, un monumento eretto da chi raccoglieva i rottami per mantenere una parvenza di pulizia. Hai trovato uno scartotem. Colpisce per ottenere materiali per la creazione di armi. Andiamo. Bene, un po' di legno rottami tutti per te. Legno. Scusa, nel menu crea, non ho... Crea. Adesso corazza 51. Non ho smantella. Bello intrecciato. Paggio. No. Però crea... Ah, crea... Possibile che hai una nuova arma. Che una arma corpo a corpo ti servono un tipo di arma corpo a corpo e un manico. Vabbè, comunque non posso creare nulla. Dicevo, qua... Sì, devo seguire la strada, mi sa. Ah, un altro... Ben, un po' di legno rottami tutti per te. Ok... Aspetta, metto mappa, metto il segno, se no mi perdo. Com'è che era? Mi sono inseguita. Posso mettere un segno qui. Centra sul giocatore, diario. Sottometti le tribù rivali. Conflitto incontra il consiglio di guerra e l'albero della vita, no. Non... Sconfiggi 4 mangiamondo, ma penso che cambierà. Questo ok. Ok, l'automa 4C. Segui il sentiero e scopri dove conduce. Ma non posso mettere. Non posso mettere indicatore. Però scusa qui. Banco, potenza, equipaggiamento, venditore di abiti, venditore di rissa attrezzi, mercante di cose vive, banco di potenziari, mercante di pim pum, venditore da crocchi. Ma i nomi sono stranissimi. Vabbè. E comunque così, ecco, direzione questa. Essere qua, cioè posso segnare, sì, posso segnare, ma tipo qui e di piazza indicatore, grazie, ma qui cosa me ne faccio, cioè devo, non posso metterlo dove voglio, se no mettiamolo qui e la direzione è quella, ok, la direzione è quella. Meno. Hai raggiunto una terra zuffa. Odio vedere come l'hanno conciata. Questi sono quelli rivali. Io ho meno tutti. Aspetta. Ti serve più energia qui. Aspetta. Ok.
questo è impazzito. Stanno combattendo contro quello lì. Ok, questo è andato. Solo che così non ho le mosse speciali. Vediamo. Aia. Ok. Ok. Il chi è pieno. Vai, meniamo. Ma coi pugni. Io lo meno. Ok. Ok, vai, siamo a livello 5. Ok. C'è questo qua più grosso. Aspetta. Ah sì, va quelli verdi sì, sono miei alleati, quelli sono i nostri rivali, mi sa. Ok. Chi è pieno? Ok, è quasi morto questo, eh. Aia, aspetta. Aspetta. Un po' di fuoco. Carica. Ma a posto? Ah, ma questo era il nostro alleato. Pensavo di no. Ok, un altro la saponetta. Va bene. Ok. Ma qui, boh, aspetta. Oh, sì, vai su. Cos'è smorzocchio? Migliorie. Oh, prendi. Ok, di qua abbiamo attraversato Try Fallout Line 4C. Ma cos'è la missione secondaria? Aspetta. No, segui la traccia. Oh, segui il sentiero. Aspetta. Segui la traccia, devo andare lì. Ah, ecco. Ok, no, non è qua. Qua, boh, zona E. Qua si torna indietro. Aspetta che torno. Levo l'indicatore. Mi torna indietro. Sta esplorando l'area. Boh, un accampamento. Questo, boh, non so. Vabbè, abbiamo guadagnato esperienza. Un attimo, è vero, è vero. Aumentiamo. Ehi, cervellone. Dobbiamo essere super intelligenti. Abbiamo a 3 biopunti, è vero. Aspetta. Ah, questo è quello che vomitava, sì. Insomma. Possiamo aspettare, secondo me. Fungo. Balzo tempestoso. Beh, non aspettare fino a 16, però. Aspettiamo un attimo. E avevo anche una, no, resistenza aspetta, avevo un punto potenziamento, sì. Per qua a posto. Impugnatura.
Tank ambi di stimolo, armi da fuoco, equipaggia due differenti armi da fuoco a una zampa per brandirle entrambe. Ah, così possiamo impugnare due pistole praticamente. Cavallo etereo. No, ma. Danza della gru, no. E no, io vorrei qualcosa per le armi. Aspetta. Ok. Qua le abbiamo sbloccate tutte. No, per le armi tipo fendente a una zampa. Ma aspettiamo un attimo a spendere punti. Aspettiamo un attimo. Se trovo l'arma normale, magari potenzio quel ramo lì. Questa non sarà un'escursioncina. Si fa sul serio. No, ma ho visto che ci sono nemici. Ovunque. Ok, siamo tornati al cimitero. Era qua. Ok, mattonopoli. Qua c'è qualcosa. Gommo maglia. Accessorio. Hai trovato la traccia. Mi stupisce che non sia andata distrutta. Una gran parte di questo luogo è stata dimenticata. È una fortuna che la traccia sia rimasta. È mai stato un bel posto? No, non lo è mai stato. Era nuovo un tempo, ma non è la stessa cosa. Le novità si esauriscono presto. Le tracce si allontanavano da Mattonopoli. Dovresti farlo anche tu. Come completata? Devo solo venire qua? Scusa, aspetta. Mi segna questo, aspetta, diario. Eh sì. Me la dà... Eh sì, me la dà come... Boh, vabbè. Ok. E allora adesso sì, attiviamo quella. Adesso andiamo a vedere... Lì in alto. Questo potrebbe essere l'inizio della fine. Di tutto. Mi segna delle cose. Ma tu guarda. Uno scalda e friggi del tempo che fu. È un apparato che cuoce e aggiusta il cibo. Provalo. Magari funziona ancora. Scalda e microonde. Pare che le manopole dello scalda e friggi debbano essere allineate se vuoi che funzioni. Quindi, cioè, le missioni secondarie praticamente vanno scoperte così, a caso, o vanno allineate. 10 mosse rimaste, così sono allineate. Però... Ah, no, pure... non lo so... Provo a girare. Ti restano poche mosse. Dovrai fartele bastare. Ah no, ok, a posto. È la mentalità dello scalda e friggi. Boom! Hai ottenuto qualcosa. Non è esattamente ciò che volevi, ma ce l'hai fatta. Dinamotti. Portata di tiro aumenta di 12 metri. Attributo richiesto, vitalità 30. Credo richiesto 12. Va bene, prendi tutto. Aggeggio, ok. Gonna imbottita. Prendi tutto, aspetta. Gambe. Ma non posso indossarlo, livello 12. Dava più corazza. Non hai abbastanza esperienza per farlo. E niente. Un altro cappello.
devo seguire quei... quei cosi lì. C'è sto cool. Prendi, prendi tutto. Cosa che mi ha dato? C'è sto cool. Schiena, ma non... Così l'ho equipaggiata, ma non mi sembra. Vabbè che ho l'arma. Vabbè, mettiamo. Aspetta. Ecco, razza 8. Vabbè, resistenza al fuoco. 2% radiazioni, 3% non so cosa. Lasciamo così. Esamina, ok. Va bene. Va bene. È tutto così vivace durante il giorno. Devo seguire quelle specie di... queste qua, secondo me, onde. Forse per scoprire... anche qua. Eventuali missioni o segreti, magari, boh. Cioè, non lo so. Ah, qua si può sfondare. Ok. Modulo incendiario. Precisione tantissima. Cioè. Ma equipaggia. Ah, ok, per la pistola. Abbiamo la pistola incendiaria, vabbè. Tutto. Vabbè, comunque bisogna raccogliere tantissimo praticamente. Ah no, questo io l'ho letto, però me lo segna, ma in realtà l'ho letto.